Buonasera a tutti, benvenuti a casa Chi. Oggi è venuto a trovarci un artista con la A maiuscola con noi, Tommaso Stanzani. Ciao! Ciao, come va? Con questo nuovo taglio stai veramente da Dio, stai benissimo. L'ho voluto fare questa pazzia di tagliare tutto. Hai fatto bene. Grazie. Allora, tu nasci come pattinatore, giusto? Tantissimi anni Giusto, sì. Nasco hai come... studiato pattinaggio. Poi ti sei Sì. spostato sulla danza e studi danza da circa 4 anni, vediamo se sono preparata. E adesso hai realizzato una canzone bellissima che sta riscuotendo tantissimo successo. Allora io mi chiedo, visto che sei, come ti ho descritto, un artista, in pieno, hai qualche altro sogno che vuoi realizzare in ambito artistico? Non so, imparare uno strumento, suonare uno strumento. Suono. Ho studiato quando ero piccolo il pianoforte. Vorrei Ah! ricominciare a prendere lezioni perché dopo un po' cioè, ci si dimentica. Quindi vorrei Allora. ricominciare a suonare bene il piano. Ottimo, e pensi anche di realizzare delle nuove canzoni visto il successo di Origami? Sì, perché sto continuando a scrivere, perché come io avevo iniziato a scrivere per una cosa mia personale, cioè per me stesso, perché mi ha aiutato in un periodo un po' difficile. Quindi ho continuato a scrivere, sto continuando a scrivere tuttora e ho in mente un po' di cose. Bene, bene, in bocca al lupo. Allora, adesso ti lascio le domande dei nostri giornalisti partendo da Azzurra della Penna. Io ho un'altra domanda, ma mi dai palla alta? Insomma, hai iniziato a scrivere in un periodo difficile, un pochettino a che cosa corrisponde, se puoi dircelo, se hai voglia di dircelo. E poi questa Origami, insomma, a chi hai pensato quando l'hai scritta? Siamo a questa persona che ti apre una finestra, che è un'immagine molto bella, tra l'altro. Sì, Allora, periodo difficile è verso novembre-dicembre perché ho deciso di trasferirmi a Milano. Quindi cambiare città, diciamo, non l'ho vissuta bene subito. E ero entrato in un loop di non uscire mai di casa anche perché non conoscevo nessuno. E devo dire che in questo loop mi ha aiutato tantissimo Tommy, mio fidanzato. Quello che dico all'interno della canzone è quello che proprio è successo, cioè era lui che mi spronava a uscire di casa a fare qualcosa. Poi in più ho avuto anche, diciamo, come tutti, di fermarmi col lavoro causa Covid, e quindi ero Certo. proprio, cioè, non facevo niente la mattina e la sera, ed è stato proprio lui che mi portava fuori casa. Infatti è il primo a cui ho detto: "Guarda, sto iniziando a scrivere una canzone." E lui subito mi ha detto: "Bravo, fai bene, cioè scrivi, se ciò che ti fa stare bene in questo momento, tu fallo." E mi ha supportato tanto. Beh, visto che l'hai introdotto tu hai cantato al suo compleanno e mi hai fatto fare ciocca al cuore. Quindi mi piacerebbe che tu mi cantassi un pezzettino adesso della canzone che hai cantato anche al compleanno di Tommaso Zorzi per lui. Eravate bellissimi, vestiti da Dio, adoravo. Grazie Mille. mille. Tra l'altro il compleanno è stata un po' una cosa improvvisa perché lui mi aveva chiesto di cantare al suo compleanno. Io avevo detto: "No, guarda, non me la sento così." E poi dopo alla fine sono venuta a dirmi: "Dai, fagli questa sorpresa, fagli questa sorpresa." Allora mi è venuto proprio l'istinto, infatti gliel'ho proprio dedicata a lui. Cioè, per me non c'era tutto il resto, c'era solo lui e io la cantavo a lui. Senti, mi fa Bello. ridere questa cosa perché io ero alla cena di Stephanie Glitter, ci siamo ritrovati lì e lui ti diceva che dovevi ballare, quindi ogni due per tre Tommaso ti chiede di esibirti. È un po' come tipo il suo asso. Sì, suasso nella manica quando invitiamo qualcuno a cena, a metà cena, tipo caccia sulla musica e fa: "Dai, balla!" Tipo Pokémon. Va bene. Vale, scusami, ho preso un po' di tempo, ma No, mi piaceva. figurati. Ecco,
No, Tom, io guarda, sono contento di vederti così con i capelli corti perché ieri ho avuto un flash. Perché ero in corso Buenos Aires, io ho visto Tommaso Zorzi, no? Sai che Tommaso Zorzi quando cammina non è che non si noti, cioè, era come se ci fosse un fascio di luce intorno a lui che attraversava la strada. Quindi l'ho notato lontano 10 metri. Però di fianco a lui c'era un bel ragazzo con i capelli corti. Visto che ti ricordavo i capelli lunghi, ho detto: porca miseria, adesso come faccio a dirglielo a Tommaso? Per fortuna eri tu. Mi hai fatto prendere un Tutto ciò non ero io. No, Senti, tutto questo non ero io comunque. perché ti ho Sì, riconosciuto. sì, Adesso sì. ho No, visto. ero con lui. Eri Ero con con lui. lui, ero con Comunque, lui. ragazzi, Sì. questo è lo psicodramma del giornalista di chi è? Sì, Sappiamo. è vero. Beh, è la Ma infatti nostra. non è vero che Valerio era pronto a chiamare Tommaso Zorzi, era già lì pronto a scrivere. No, non l'avrei mai fatto. No, perché sapendo che oggi avevamo lui, ho detto: cosa faccio? Glielo dico o non glielo dico? Ah, ecco. Prossima volta ti chiedo questo poi. Invialo, dillo prima a me. Così Sì. almeno prima gli faccio un mazzo tanto. E ci Bravo. penso io. E poi dopo. No, Ti dai, mando non è vero. WhatsApp. Cioè, gi Ti mando WhatsApp. gira la voce, esatto, gira la voce che io sia super geloso, però in realtà non è vero. Sei sicuro? No, perché lui è uno che piace tanto, è vero, lui è uno che piace tanto, però anche tu sei uno che Beh, ma ha il Tommaso, suo voglio successo. dire, Stanzani, chiamiamoli coi cognomi, visto che hanno lo stesso nome, Stanzani mica poco, eh. Sì. Lui è un po' più pazzerello, dico sempre questo. Beh, te lo conosci bene allora, dai. L'importante Io è comunque un pezzo conoscere con gli origami e non l'ho davanti. ancora sentito, non so se Rosy vuole duettare con Stanzani su questa cosa. No, La vuoi lascio live? fare la sua canzone, Lo come è vorrei giusto che live, sia, per solo a lui. favore. Solito pezzo di poche parole, chiuso in una stanza, mentre fuori c'è il sole. Perso nel vuoto, che conto gli errori. Tu disegni una finestra e mi porti fuori. Tra mille fiori nella terra, tutti uguali. Siamo ginestre, piedi dei vulcani. Siamo ginestre, piedi dei vulcani. Ho fatto un duetto con Gilda che sta urlando come una pazza. Bello, c'è il Secondo me Gilda, controcanto. Gilda Sentiamo. stava Dov'è accompagnando. Ho fatto i cori Gilda? con Gilda. Sì, La per seconda prima voce. volta. Ecco. Infatti mi ha accompagnato. Mi ha Amore. accompagnato in questo duetto. Poco Brava. egocentrica Gilda, eh. Sì. Aspetta che devo prendere su anche questo, sennò si ingelosisce. No! Anche E chi è? lui, Non lo perché sennò è conosco. geloso. E lui Come si chiama? è Entri. Nicola. È un Ah, mio ecco. entry. Io voglio È ben... Nicola, è bellissimo. Guarda che bello. Troppo simpatico, dai. Mi mettete vicino Fantastico. Nicola e Valerio che hanno il ciuffo uguale? Sì, siamo. Chiedo Guarda. a Maurizio, eccoli. Poi il ciuffo simile. Mio papà si chiama Nicola, infatti, vedi, è un nome che mi evoca cose belle, quindi. Senti, Tommy, ma ti volevo chiedere una Vero, vi cosa. Ho assomigliate. letto sui siti avidi di gossip che la Celentano è riuscita a farti arrabbiare anche adesso che non sei più ad amici. Cosa è successo? Allora, io ho morto perché praticamente mi sveglio, tra l'altro la domenica di Pasqua, che uno dice almeno Sì. Pasqua sto rilassato. No, perché praticamente scopro che la maestra Celentano, che non l'ha fatta assolutamente contro di me, e infatti io non è che ce l'ho con lei, ha ricondiviso un post del 2017 dove dice che tipo, nei suoi modi sempre molto delicati, lei è una maestra bravissima, effettivamente è Obiettivo. vero, però che sì, che tutti i suoi allievi durante l'anno di amici lavorano tutti in grandi compagnie, mentre degli altri insegnanti no. Ovviamente tutte le persone che vanno un po' contro la maestra perché hanno delle diverse idee di pensiero, chi prendono per esempio l'unico allievo della maestra Celentano che ha deciso di non far parte di una compagnia. Quindi è partito questo,
sì, vabbè, lo dico, shitstorm nei miei confronti su Twitter e sui social, dove dicono: no maestra, lei non ha sempre ragione, perché Tommaso Stanzani non fa parte di una compagnia, e da lì tutti a massacrarmi, a dire sì, perché lui in realtà non vuole ballare, perché lui in realtà ha sprecato opportunità, cose così. Quando in realtà io mi sono sempre presentato anche ad amici come ballerino modern che voleva fare modern televisione, cioè ballare in televisione, fare cose più commerciali rispetto a una compagnia di danza. Certo. E quindi ho detto: ma è possibile che pure la maestra Celentano mi dia contro in questo periodo? Cioè, a Pasqua, la mattina di Pasqua. A Pasqua, mattina di Pasqua. Mi sono consolato col cioccolato. Hai fatto bene, anche io ho fatto, ho mangiato a quintali. Senti, però la maestra Celentano mi ha fatto molto ridere su una cosa. Voglio fare una domanda, mi piacerebbe farla anche ai miei compagni di viaggio su Casa Chi. Cioè, mi ha detto: non ho mai visto nessuno così bravo a ballare male come Rudy Zerbi. Mi ha detto la maestra. Lo chiama infatti il tuo primo ballerino assoluto. Allora, io ti chiedo, Tommaso, dall'alto della tua professionalità, del tuo mestiere, eccetera, mi dici chi è secondo te più bravo a ballare male del mondo dello spettacolo? Delle cose? E poi lo vorrei chiedere anche ai miei colleghi Rosalinda e Valerio. Aia. ballare male? Bella domanda. Ci sono persone proprio scordinate, cioè che proprio tipo... Rudy obiettivamente è scordinato. Sì, sì, è bravissimo a ballare, ma forse è il più bravo di tutti. Perché non mi vengono in mente persone... Guarda, anche Maria Di Biase a LOL era molto brava a ballare male, secondo me. Sì, lì forse lo faceva. Lo faceva apposta, no, forse per far ridere. Tommaso, puoi dire il mio nome, tranquillo. Puoi fare il mio nome. No, era tanto mai visto ballare. Non sono granché. Senti Rosy, ma Andrea come balla? Me lo sono sempre chiesto. Oddio, è un po' un pezzo di legno. spero che non mi linci per questa affermazione. Però diciamo la danza non è il suo forte. Guarda, Vale balla bene, lo sai. Vale balla bene, ballicchia bene. Sì. Guarda, il mio problema è che quando io cerco di ballare, pensano che io stia scherzando, cioè che stia prendendo in giro uno che balla male, e allora io lo faccio credere, cioè faccio sempre finta di ballare male per scherzo, invece proprio mi viene così per me. Invece sei un ballerino nato. No, purtroppo... Vabbè, senti, Tommaso, ma Tommy... mi sa che ci devi prendere tutti nella tua scuola di ballo, sì. Tommy, Facciamo un po' di lezioni, dai. Poi andiamo tutti insieme a ballare e la facciamo la vedere a Rudy Zerbi. Magari. Un ballo. Esatto. Tommy, però so che tu hai avuto a che fare con il più grande gruppo della musica italiana. Mi racconti questa cosa? Cosa ti lega ai Nomadi? È iniziato tutto per un progetto, un cortometraggio che abbiamo girato, e dove all'interno dovevo ballare una canzone dei Nomadi, solo che tipo non avevo ben capito io in realtà il tutto, quindi avevo chiesto una musica al pianoforte, perché era più in linea con l'idea del personaggio che avevo. E allora Beppe Carletti mi ha creato apposta questa colonna sonora per me. E da lì allora noi ci siamo incontrate, abbiamo iniziato a lavorare insieme, a portare un po' in giro la sua canzone stupenda, e io ho avuto anche l'opportunità di ballare per lui. Quindi da lì è nata, diciamo, questa strana amicizia, perché poi dopo abbiamo tanti anni di differenza, però in realtà non si sentono, cioè ci divertiamo un sacco quando siamo insieme. Tra l'altro volevo dire che la canzone storica dei Nomadi, Io Vagabondo, l'ha scritta il marito di Mara Maionchi, Alberto Salerno, che è un grandissimo paroliere, quindi c'è anche questo legame fra i Nomadi e i Talent, che il Salerno ha scritto un capolavoro assoluto. Però è bello che, insomma, che un gruppo storico si ringiovanisca con il talento di un ragazzo che non balla in una compagnia di fila, ma che ha scelto di ballare da solo. Che non fa il ballerino, allora, in una compagnia, è una cosa ancora più. Allora,
Aspetta, Nicola. quella non, allora, non so se mi è uscita male, forse perché ero un po' innervosita, perché di solito io non mi sfogo neanche sui social, però io la mia frase era: siccome tutti dicono, ah, perché se fai parte di una compagnia sei bravissimo, ci sono anche ballerini che non fanno parte di nessuna compagnia, ma che sono bravissimi, ad esempio Giuseppe Gioffré, Daniele Sibilli, che sono dei ballerini italiani bravissimi, che non fanno parte di una compagnia di danza. Certo, no, ma guarda che anche Quindi non è che l'idea sei di parte di dire. compagnia l'ultimo. Tra l'altro Io so è che la stata una tua cilentana mi ha scelta da quello che hai maledetto. detto, quindi. Eh sì, perché una volta uscito da Amici, comunque ho avuto proposte, tra l'altro anche quando sono stata Verissimo mi hanno fatto una proposta, però non è quello che voglio fare io, ma non lo sento proprio mio. Poi, magari, cioè, non sarei neanche bravo a farlo, cioè, non sarebbe proprio mio. Quindi non dico sono bravo e quindi faccio altro. No, ma cioè, di sicuro non potrei neanche ballare in una compagnia, però a prescindere non è quello che voglio fare. Certo, è chiaro, infatti Bene. è una scelta coerente, anche perché poi sembra che andare a ballare in televisione sia uno snaturarsi, invece se uno dice è quello che voglio fare, ha già le idee chiare, cioè sai già cosa vuoi. Ho avuto abbastanza le idee chiare, poi dopo mi piace sperimentare molto. Però il mio progetto di vita più o meno ce l'ho in testa. Bravo, bravo, è Io giusto. so che in questo Questo è momento a me Stra importante. Celentano me le sta lanciando. Salutiamola, Salutiamo salutiamola con tanto Estra. Con affetto. tanto affetto. Scusami, il tuo progetto ce l'hai in testa. Prossima avventura, cosa c'è? Una nuova canzone, un intero album? Cosa ci offre l'estate di Tommaso Stanzani? L'estate, vabbè, intanto dovrei partire a breve per invece un progetto collegato con la danza, quindi solo danza, niente musica. Invece sto lavorando per fare qualcosa quest'estate, un'altra canzone. Ok, che parla di? Vabbè, amore in un certo senso, più che altro libertà e scoprire se stessi. Sono Brevi cenni sull'universo, proprio praticamente. allegre No, beh, io. Ho sempre scelto ottimismo. allegre. Ci lasci un po' di suspense, dai. Noi non vediamo l'ora di Sì. sentirla. E io, prima di salutarti e ringraziarti per essere stato qui, visto che abbiamo parlato di questa sorta di shitstorm che hai ricevuto appunto recentemente, volevo chiederti se hai imparato un po' a gestire le critiche che possono arrivare dai social, insomma, su varie piattaforme. Sì, ma anche lì lo fai quando c'hai persone accanto che comunque ti aiutano, perché cioè, comunque io ho 20 anni, sono giovane e ovvio sono anche molto sensibile, quindi ci rimango male per tante cose. Poi al mio fianco c'ho Tommy che comunque anche lui non è che ci vanno leggeri nei commenti su di lui, quindi anche No. lui mi... Quindi ci Sì. spariamo a vicenda, ma tu cosa hai ricevuto Drenato. oggi? Esatto. Però una cosa che tipo vorrei troppo fare una cosa, troppo, entrare dentro una stanza con 20 persone che tipo mi insultano malissimo sui social per vedere cosa mi dicono in faccia, cioè proprio Zitti, davanti. non ha... Però dimmi che no, troppo, vorrei capire. generalmente non hanno il coraggio di Sì. dirle in faccia le cose. Vorrei capire perché magari parlandoci loro capiscono che magari hanno un'idea diversa di me o magari confermano quell'idea dicendo che sono proprio un stronzo. Quindi vorrei troppo farla questa cosa. Ma io penso che Ma io molti di credo loro tutte. vorrebbero essere. Ah, scusami, scusami, Rosy, vai. Prego, prego, Vale. No, stavo No, dicendo io che io penso. credo che alla fine, certo, non si può piacere a tutti, però spesso diciamo le critiche, gli attacchi, gli insulti, perché non sono critiche, degli haters nascono per una volontà di attirare l'attenzione. Sì. Poi in realtà, in fondo, ti amano e non ti odiano. Cioè, la cosa È vero. paradossale è questa: per attirare la tua attenzione cercano di insultarti perché è più facile magari avere l'attenzione sull'insulto. Anch'io nei commenti la prima cosa che vedo è quello che mi ha insultato invece di quelli che mi vogliono bene. E quindi questo. Ma è
È vero, io volevo dire proprio questo, anche perché è vero che se tu segui i profili di personaggi famosi, ricevono 10.000 complimenti e non rispondono, ricevono un insulto e rispondono. Quindi magari a volte è un modo per attirare l'attenzione e perché ti seguono e vorrebbero che tu li calcolassi. Quindi è così. Quindi rispondete a quelli che vi fanno i complimenti, vedrete che ci saranno meno Esatto, hater. bravo Vale, Consiglio. bravo. No, però Comunque, è vero, prima di chiudere, vedo te e Rosalinda e sogno che facciate un duetto voi due, non è che mi cantate qualcosa insieme? potrei tutto. Bravi, no, un Cosa brividi. cantiamo? Ci studieremo un duetto, magari, non lo so, Cantate un scrivo una brividi per la canzone, la cantiamo prossima volta. insieme. Facciamo una cosa, se Tommaso è d'accordo e voi siete d'accordo, non facciamo il collegamento così, ci incontriamo io e Tommaso e ci colleghiamo insieme e la cantiamo insieme. Brava, Tanto sei a Milano, io brava. sono a Milano e abbiamo fatto. Facciamo così. Siamo. Dai, Ottimo. bellissimo. Bello, Perfetti. bello. Grazie Ragazzi, mille, grazie mille a tutti. Tommaso. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.